La prima CER, Comunità Energetica Rinnovabile, a Pescara si prepara a diventare realtà. Per ora manca solo il decreto attuativo del governo, ma gli impianti fotovoltaici sono già stati installati e sono pronti a compiere quella che il sindaco Masci ha definito come la prima vera rivoluzione energetica. Comune, Pescara Energia S.p.A. e ARDA, l'associazione regionale Down Abruzzo, sono i primi membri di questa comunità energetica alla quale potranno aderire presto anche i cittadini, come spiega Giuliano Diodati, amministratore unico di Pescara Energia S.p.A. Stiamo aspettando l'ultimo decreto attuativo da parte del governo, però abbiamo fatto dal punto di vista amministrativo e ora anche dal punto di vista tecnico, diciamo che siamo pronti. Abbiamo realizzato in questo ultimo trimestre 7 impianti fotovoltaici su alcuni edifici di Pescara, tutti fatti con i fondi BEI, i quali serviranno non solo per ridurre e migliorare il tipo di energia prodotta, ma serviranno sia per la produzione e per il consumo delle scuole nei quali sono stati realizzati, ma anche serviranno per andare in rete e quindi a fornire energia ai cittadini che si sono iscritti e che si iscriveranno a questa comunità energetica che si chiama CER Pescara ed è possibile iscriversi alla comunità energetica andando sul sito cerpescara.it. Speriamo che tra il mese di settembre e il mese di ottobre il decreto attuativo da parte del governo venga portato a compimento in maniera tale che saremo pronti noi a partire con la prima comunità. La prima vera rivoluzione energetica a Pescara può dunque dirsi compiuta, come annuncia con soddisfazione il sindaco Carlo Masci. Noi viviamo in un'epoca in cui c'è un grande cambiamento, c'è una rivoluzione energetica in atto, tutti parlano di transizione energetica. A Pescara c'è una rivoluzione silenziosa, perché noi stiamo cambiando totalmente il sistema di energia a Pescara. I 22.000 punti luce cambiati e trasformati a LED vogliono dire un grande risparmio energetico per la nostra città, così come gli impianti fotovoltaici che abbiamo realizzato oggi già in 10 scuole di Pescara, ma nei prossimi mesi ne avremo altri 4 di impianti fotovoltaici realizzati sulle scuole di Pescara, comporteranno un risparmio energetico che può essere paragonato a 900 famiglie che consumano zero dal punto di vista energetico. Una spesa complessiva di 17 milioni di euro al Comune di Pescara è costata 1 milione e 700 mila euro, perché abbiamo utilizzato tutti i bonus che lo Stato ha messo a disposizione attraverso Pescara Energia per fare in modo che questi costi non pesassero sulle tasche dei cittadini di Pescara. Questa è una vera rivoluzione energetica, perché poi attraverso questi impianti noi realizzeremo le comunità energetiche a cui i cittadini potranno agganciarsi per risparmiare a loro volta ulteriormente i costi dell'energia.